Per la festa della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri, l'annuale celebrazione itinerante quest'anno ha fatto tappa a Morrovalle, uno dei tre comuni insieme a Civitanova e Montecosaro facenti parte del comprensorio di riferimento alla Compagnia dei Carabinieri di Civitanova. Ogni anno, infatti, a rotazione, l'evento organizzato dall'Associazione Nazionale dei Carabinieri dei Tre Comuni si sposta in una di queste sedi. A Morrovalle, la serata che ha visto l'esibizione della prestigiosa corale Soli dal Canto, diretta dal maestro Guido Alici e gestita dalla presidente Francesca Quagliatini, si è svolta nel suggestivo e moderno scenario della chiesa dell'Emanuele a Trodica di Morrovalle. Per l'occasione, la corale Soli dal Canto, accompagnata da Riccardo Ricci al piano elettrico e da Stefano Rocchetti alla tromba, ha proposto un concerto in memoria della Prima Guerra Mondiale, con gli storici canti nazionali che hanno richiamato il sacrificio dei soldati. Ai brani si sono alternati intermezzi di racconti, poesie e testimonianze proposte dalle voci recitanti di Francesco Faccioli e Scilla Sticchi. Una esibizione elegante e snella, ben preparata e interpretata, che è stata molto apprezzata dal numeroso pubblico presente, accorso da tutti e tre i comuni del territorio. Presenti i vertici dell'Arma dei Carabinieri, guidati dal comandante della Compagnia di Civitanova Marche Renzo Marinelli e gli altri ufficiali delle forze dell'ordine, quali Polizia, Finanza e Capitaneria di Porto, oltre ai tre sindaci. Fra gli ospiti anche Giovanna Paoloni, vedova del maresciallo Sergio Piermanni. A tutte le autorità e agli ospiti sono state consegnate in ricordo le litografie realizzate per l'evento dal luogotenente Giovanni Colucci. Comandante Marinelli, quest'anno a rendere omaggio all'Arma, alla Virgo Fidelis, è Morrovalle in questo splendido scenario, una serata importante per voi. Eh sì, come tutti gli anni il 21 novembre si festeggia appunto la nostra protettrice che è la Virgo Fidelis. Qui le sezioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri organizza in maniera itinerante un concerto di gala e quest'anno è Morrovalle e siamo qui in questa splendida chiesa dove avremo la possibilità di sentire una bravissima corale e quindi con brani che riguarderanno la Prima Guerra Mondiale e quindi andremo a ricordare il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale. Ecco comandante, stiamo giungendo a fine anno, quali sono le cifre dell'Arma in questo territorio? Siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo svolto dall'inizio dell'anno con tutti i carabinieri della provincia sotto la direzione del colonnello Roberti. È stata fatta una grande attività nel contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e anche in relazione ai reati contro il patrimonio. Gli ultimi arresti sono stati effettuati soltanto qualche giorno fa nei confronti di alcuni magrebini che avevano rubato all'interno di un negozio. Un'attività che adesso verrà ulteriormente implementata in prossimità delle festività natalizie, questo per fare in modo insomma, che la cittadinanza sia sempre più tranquilla. L'impegno ce lo mettiamo tutto. Sono il sindaco di Morrovalle Montemarani, questa volta da padrone di casa organizza la Virgo Fidelis, quale onore? Esatto, quest'anno tocca a noi perché come sapete si alternano i tre comuni che partecipano, sia Morrovalle, Montecosaro e Civitanova Marche, e crediamo che quest'anno sia stata allestita da parte dell'Associazione Volontari una bella serata, quindi ci attende una bella serata con la corale Soli dal Canto, che metterà in scena una rappresentazione molto bella sulla Prima Guerra Mondiale. È l'occasione, diciamo così, che le nostre comunità hanno per ringraziare l'Arma dei Carabinieri per tutto quello che fa nei nostri territori, non soltanto nell'attività di prevenzione, di repressione dei reati, ma anche e soprattutto nel tenere unito il tessuto sociale della città. Sappiamo che l'Arma gode ancora di un enorme prestigio, è una delle istituzioni più amate nel nostro paese, è radicata nel territorio e quindi ecco, in questa serata i primi cittadini, la popolazione ringrazia l'Arma e i nostri carabinieri che qui operano per tutto quello che fanno. Per Morrovalle è anche un'occasione per proporre al pubblico questa già nota corale di Soli dal Canto, che è un fiore all'occhiello della città e si esibisce in questa magnifica chiesa qui a Trodica. Esattamente. La corale Soli dal Canto non ha bisogno di presentazioni, ogni volta ci stupisce con i suoi concerti,
Ringraziamo quindi la sua infaticabile direttrice Francesca Guaiadini, il maestro, giovanissimo maestro Alici, e credo, come vi dicevo prima, che da quel che mi hanno anticipato anche quest'anno vedremo uno spettacolo molto bello. E poi la caratteristica di questa corale, che non va dimenticata, è che è composta da tutti i cantori che sono di Morrovalle, insomma. Ecco, sindaco Ciarapica, l'importanza di questa Virgo Fidelis, la festa dell'arma, anche per le città e per, soprattutto per Civitanova, anche se questa sera siamo a Morrovalle, che è il capoluogo di questo importante territorio che è diventato sempre più grande anche a livello numerico, il primo della provincia. Sì, Civitanova è una città che sta crescendo parecchio e di questo siamo orgogliosi, però quando la città cresce crescono le opportunità, ma crescono anche le criticità, quindi è fondamentale la collaborazione con tutte le forze dell'ordine e soprattutto con l'arma dei carabinieri. Quindi la serata di questa sera è una serata importante, perché è una serata per rendere omaggio al lavoro incredibile che fanno, quindi un'istituzione specificatamente italiana, radicata nei cuori di tutti i cittadini, che è protettrice ma anche promotrice di tutti quei valori ideali che rappresentano il nostro paese. Quindi è importante, come dire, avere queste occasioni per ricordare sempre a noi italiani l'importanza dei nostri carabinieri. È una manifestazione che mette in risalto anche le realtà locali, una volta l'orchestra, questa sera il coro. Sì, sicuramente, ma soprattutto mette insieme i territori, quindi Civitanova, Morrovalle, Montecosoro, e questo penso che sia la cosa più importante, lo dico da sindaco, perché la collaborazione tra comuni limitrofi, tra comunità limitrofe è senz'altro importante e fa la differenza nella gestione amministrativa di un territorio. Ecco, sindaco Malaisi, da ospitante lo scorso anno ad ospite per questo ormai tradizionale appuntamento con la Virgo Fidelis, è una festa molto sentita in questo territorio, anche per voi altri sindaci. Sì, questa ormai è un'occasione tradizionale, istituzionale e tradizionale. Non è solo l'occasione per celebrare attraverso la Virgo Fidelis l'arma e naturalmente quello che l'arma rappresenta, sia a livello simbolico sia per il lavoro straordinario che fa sul territorio, ma è anche nello specifico per i territori di Morrovalle, Civitanova e Montecosaro di incontrarsi, di ritrovarsi, e anche è anche l'occasione per ringraziare le associazioni dei carabinieri in congedo nei nostri territori, che svolgono una funzione anche sociale, culturale e a sostegno delle attività delle amministrazioni molto importante e molto preziosa. Stiamo vivendo un momento nel nostro territorio, nei nostri territori molto particolare, siamo nel pieno di un grande cambiamento economico, sociale e culturale, ed è un cambiamento molto difficile da gestire. Il lavoro che stanno svolgendo le forze dell'ordine sotto tutti i punti di vista, da quello che è il loro peculiare della repressione del crimine a quello di raccordo con le realtà istituzionali, di creazione di una fiducia, di un rapporto tra lo Stato e il cittadino più intenso, un rapporto che non è sempre facile. E rende assolutamente necessario e indispensabile raccontare e celebrare questo lavoro, perché, ripeto, oggi determinante. Roberto Ciccola, siamo ancora di nuovo alla Virgo Fidelis, questa volta tocca Morrovalle la tappa itinerante, un'altra città importante del territorio che è gestito dalla compagnia di Civitanova. Certamente, sono tre i territori coinvolti: Civitanova Marche, Montecosoro e Morrovalle. Oggi tocca appunto a Morrovalle dopo l'edizione di Montecosoro dell'anno scorso. Un target diverso dall'orchestra sinfonica dell'anno scorso, siamo passati a un coro, il coro Soli dal Canto qui di Morrovalle. Questa sera hanno realizzato un programma dedicato al primo centenario della guerra mondiale e quindi tutto sarà concentrato su questo tema.
Ecco, questa festa, oltre ad essere la festa dell'arma, la Virgo Fidelis, diciamo, è anche la festa del territorio, dell'attaccamento del territorio verso l'arma dei Carabinieri. Sicuramente sì, infatti domani questa iniziativa prosegue nella chiesa di Civitanova, la chiesa di Cristo Re, dove sarà celebrata la Santa Messa alle ore 12, e alla quale saranno presenti tutti i sindaci del comprensorio dove gravitano praticamente le competenze del comando Compagnia Carabinieri di Civitanova Marche. Cosa significa organizzare questo tour itinerante per questa Virgo Fidelis? Indubbiamente una grande soddisfazione, una realtà che prosegue, ormai sono più di 10 anni che stiamo portando avanti questa iniziativa, ogni anno, ripeto, in un territorio diverso con un target completamente diverso rispetto all'anno precedente. L'anno prossimo stiamo già pensando come gestire l'iniziativa nella città di Civitanova Marche. Presidente, si sta concludendo un altro anno dove le iniziative e le manifestazioni dei Carabinieri sono state ancora una volta parecchie e importanti, hanno ottenuto un grande successo. Sì, quella più importante indubbiamente è stata la fanfara Carabinieri a cavallo, arrivata a Civitanova Marche nel marzo di questo anno, a Civitanova e a Montecosero, una bellissima realtà ospitata tra l'altro nell'ippodromo Mori, questi 40 quadrupedi dell'arma dei Carabinieri di stanza a Roma.